Bene, eccoci qua, si è conclusa adesso la prima commissione. Bene, siamo qui a discutere, ecco, a valutare le decisioni prese oggi. Allora, come prima cosa, la commissione pari opportunità ha presentato il lavoro svolto e ha presentato delle criticità. Noi abbiamo proposto, ecco, detto che presenteremo la nostra proposta di legge in merito alla riduzione degli stipendi mensili sostituendoli con gettoni presenza. Poi c'è stata la questione dei comuni. La fusione dei comuni di Bienne, Ortigiano, Reggiolo, una proposta, un'informativa, ecco, per l'accorpamento. Quindi siamo un po' titubanti perché ci è arrivata notizia che si è istituito un comitato ufficialmente per Chiusi della Verna, che sarebbe l'altro comune dove una proposta di legge proponeva la fusione a tre, quindi noi avremmo voglia di aspettare anche questo comitato che raccolga le firme per poter valutare bene se è meglio farla a due o a tre. Abbiamo in questa seduta odierna parlato anche, affrontato quella che è la problematica, direi abbastanza seria, abbastanza grossa, su quello che è una richiesta da parte della Regione di avallare un'ulteriore, come dire, copertura di un'aggiunta, un disavanzo già esistente, in poche parole qualche numero. Noi abbiamo già nella gestione della Regione un disavanzo di 2 miliardi e 622 milioni. Ci è stato richiesto di approvare in questa commissione una richiesta di un mutuo trentennale per andare a coprire un ulteriore ammontare di 87 milioni di euro che andranno appunto. Cosa coprono? Perché si sono accorti di questa mancanza? Si sono accorti di questa mancanza quando sono andati a vedere che ci sono dei crediti, cioè dei soldi che dobbiamo avere come regione da chi non si sa, speriamo di saperlo presto. Che appunto queste persone, questi enti, questi cittadini devono restituire alla Regione. In attesa di avere indietro questi soldi, intanto chiediamo alle banche un mutuo per 30 anni, caricando le spalle dei nostri figli, dei nostri nipoti, di un debito per quello che è invece, secondo il nostro parere, una mancanza, una inadeguatezza delle nostre capacità nel gestire un bene come quello della Regione. Noi siamo qui finalmente, siamo all'interno delle commissioni e denunceremo sempre questo. Seguiteci, seguite gli streaming, seguiteci sui social. Un saluto a tutti e un grazie anche al nostro collaboratore Daniele, che è veramente la pietra d'angolo del nostro lavoro. Grazie a tutti.